Stavamo tutti aspettando questa svolta e lui finalmente te la dà. Fare l'amore? Oh, quanto amore. No, aspettate, perché io intendevo la svolta. Ciao, sono Simo Riccio e se sei un creatore di contenuti adorerai questo format perché ti permetterà di capire cosa rende epici alcuni video su YouTube Italia. Sono qui da qualche anno e sto sperimentando diversi format, diversi stili, ma sempre chiedendomi come posso migliorare il mio racconto. E a proposito di racconto, oggi voglio analizzare con voi quello che, anche se siamo solo all'inizio, si candida a essere come uno dei migliori video del 2021. Roberto Ricotta, rivedo la mia ragazza dopo un anno. È il video perfetto anche perché riassume in modo efficace alcuni punti degli episodi precedenti, ma ne aggiunge anche di nuovi. Ma a guardare la timeline è già tardi, quindi partiamo! Oggi, per abbracciarci con tutta la vita. Nei primi 10 fottuti secondi il tema di tutto il video è già stato presentato. È la sinossi perfetta del video, il motivo per il quale esiste. Che punto importantissimo riprende qui Roberto che abbiamo già visto con Emma Loru, che essere autentici paga. Quindi se ho cliccato questo video con questa copertina e questo titolo, mi aspetto esattamente questo. E questo ce l'abbiamo subito, dopo 30 secondi. Non sono 10 secondi alla fine del video solo per giustificare un titolo accattivante. Quindi lasciate perdere i titoli puramente clickbait. La gente da voi vuole autenticità. Questa storia ve la devo raccontare lo stesso. Se nei tuoi video vuoi fare storytelling, devi letteralmente raccontare una storia. E ogni storia che si rispetti procede per capitoli. Servono a dare ritmo, a stuzzicare la tua attenzione e a creare una aspettativa. Quello che mi sorprende qui è il nome del capitolo, che rialza subito l'attenzione. Pensate che impatto diverso avrebbe avuto. Capitolo 1. Come ci siamo conosciuti. È di Kamala, due isolani molto diversi tra di loro. Infatti io siciliano e lei australiana. Ok Robby, però mi fai andare avanti o ci dobbiamo interrompere ogni 10 secondi? E allora? Qui, vi ricordate cosa dicevo nell'episodio con Mr. Nobody? È importante trovare un proprio stile visivo, qualcosa che ti faccia dire «Ah, ma questo è un video di...» E sinceramente uno stile di video con così tante animazioni e così ben fatte non l'avevo ancora trovato su YouTube Italia. A volte i B-roll, cioè gli spezzoni di video che descrivono quello che sta dicendo la voce narrante, non possono descrivere tutto o non in maniera così straordinariamente efficace come queste animazioni, che poi da realizzare sono una follia, devi scontornare le immagini, creare mille livelli in fase di montaggio, muoverli frame per frame. Ecco, reminder per tutti. E ricordiamoci di fare foto o video nei momenti importanti della nostra vita. E no, non per poterveli riguardare voi, stupidini, ma perché potrebbero servirvi in qualche futuro video su YouTube. Ah, quanti spezzoni in più vorrei avere. Interstellar, spostati proprio. Tra l'altro, forse punto un po' scontato, ma ovviamente la musica deve dettare il mood che volete trasmettere in ogni punto del vostro racconto. Per farlo immaginatevi che espressione vorreste vedere in quel momento sulla faccia di chi guarda un vostro video. E poi scegliete una musica adatta. Per entrare o uscire dal paese basta fare richiesta di una travel exemption direttamente sul sito del governo australiano. Amore, ma detto così sembra facile. Beh, in effetti vincere al Superenalotto è più probabile. Se fai storytelling dovresti conoscere Il viaggio dell'eroe. Che no, non è questo, ma non ho voglia di alzarmi. Ma comunque è un libro che dice che la quasi totalità delle storie moderne si basino in realtà su un unico modello. Da Star Wars al Signore degli Anelli, tutte rispettano uno specifico svolgimento della trama. E in tutti a un certo punto il nostro eroe deve affrontare la prova centrale, quella che ti fa appassionare. E per dimostrare questo al governo australiano abbiamo dovuto preparare un documento da più di 100 pagine. Ed ecco che siamo arrivati alla prova della nostra coppia. L'amore ha chiamato. Ecco allora che lei ha mollato tutto per un paio di mesi per volare qui in Italia.
Euforia del rivederci, c'è anche un po' d'ansia. Qui sta realizzando la promessa che ti ha fatto con il titolo e con il capitolo 1 e 2. Stavamo tutti aspettando questa svolta e lui finalmente te la dà. Fare l'amore? Oh, quanto amore. No, aspettate, perché io intendevo la svolta. Tutto questo ce lo siamo meritati. Abbiamo sofferto e abbiamo vinto. A volte quando si crea un contenuto ci si lascia prendere da mille cose e si dimentica una cosa fondamentale. E cioè, perché facciamo video su YouTube? Li facciamo per far accadere un cambiamento positivo in chi li guarda. Qualsiasi video virale ha infatti prodotto un cambiamento in chi lo ha guardato e quindi condiviso. Perché vogliamo sempre condividere le nostre emozioni con gli altri. Può essere per una risata o può toccare corde più profonde. E questo video di Roberto appartiene a quest'ultima. Come tutte le cose belle, questa magia è destinata a finire. A marzo scadrà il visto di Gamala, che dovrà dunque tornare a casa. Semplice ma efficace storytelling. Editing fenomenale. Temi che fanno riflettere e inducono chi lo guarda ad apprezzare maggiormente le relazioni che abbiamo, a non darle per scontate. Adesso, se si dovesse trattare di soli 3 mesi insieme, cercare di renderli più belli e indimenticabili della nostra vita. Sì, uno dei migliori video del 2021. E tu che cambiamento vuoi creare per chi guarda i tuoi video? Bene, questo episodio è finito. Il cambiamento che io volevo per voi, anzi, per noi, è che impariamo a fare tutti i video più efficaci. Quindi se non li hai visti, recupera gli altri episodi su Emalloru, Mr. Nobody e Michele Molteni. Scrivimi nei commenti chi altro vorresti vedere analizzato e poi iscriviti, se no te lo perdi. Cioè tu mi scrivi un commento, io poi realizzo quell'episodio, ma poi tu non lo vedi perché non sei iscritto al canale. E quindi, alla prossima!